Francesco, gara sicuramente condizionata dal gol preso in apertura, all'inizio. Sì, gol merito al Montagnano che non a caso era in testa alla classifica e ha disputato secondo me un'ottima partita e penso che anche noi abbiamo fatto la nostra partita. Sicuramente per come l'avevamo preparata è cambiato qualcosa da subito perché loro l'hanno incanalata subito verso quello che volevano, cioè sfruttare una palla attiva, un episodio per poi rimanere abbastanza chiusi e ripartire. Penso che io non abbia niente da rimproverare ai miei ragazzi, anche se probabilmente rendo merito al Montagnano che su una partita che è diventata sporca fin da subito, comunque maltempo, anche se il campo ha retto bene, che ha le palle sporche, che probabilmente avevano un atteggiamento diverso rispetto a noi. Anche se abbiamo, penso questo anche chi ha visto la partita lo possa riconoscere, abbiamo noi giocato, nel senso che abbiamo fatto la partita e su una disattenzione nel secondo tempo il Montagnano ha chiuso la partita, nonostante che noi in tre o quattro occasioni abbiamo avuto l'opportunità per pareggiare, addirittura abbiamo pareggiato, non so, poi l'arbitro ha annullato un gol per un presunto fallo di mano, però a volte c'è da riconoscere anche i meriti dell'avversario e nonostante che penso che abbiamo giocato alla pari contro la prima della classe, penso che meritavamo qualcosa in più. Anche perché la squadra, come dire, ha dato il tutto, il secondo gol è arrivato nel momento in cui, probabilmente nel vostro momento migliore. Sì, sì, perché come ho detto Montagnano è anche una squadra molto attenta e brava nelle ripartenze. Ovviamente su un disimpegno errato nostro hanno trovato questo gol che, diciamo, anche se abbiamo provato a stare in partita fino all'ultimo minuto, però probabilmente è l'episodio che ci ha tagliato un po' le gambe, anche se ho visto la squadra che fino al 95esimo addirittura avevamo anche fatto il gol del 2-1 che ho rivisto anche dall'immagine regolare con De Paolo, però abbiamo provato fino a fondo, quindi spero che questa partita ci serva per il futuro e cambiare, voltare pagina sin da domenica prossima. Sì, sì, sicuramente domenica abbiamo un'altra partita importante per poi arrivare al doppio confronto con Montagnano sempre in Coppa per quelli prossimo, quindi faremo di tutto per continuare il nostro percorso. Ovviamente non sarà una battuta d'arresto contro la capolista che farà cambiare qualcosa dei nostri progetti futuri. Grazie. We'll be right back.